Successo interno e seconda affermazione di fila per il Gaeta di Bellamio, che al Riciniello batte per 2-1 il Città di Anagni con gol di Vitale e Bellante. Nel mezzo il pari realizzato dalla Macchia per un match che ha vissuto diversi momenti ben distinti. Prima parte di gara ad appannaggio del Città di Anagni, che si mostra più pericoloso. Al sesto è Basilico a provare il sinistro da calcio di punizione, sfera sopra la traversa ma non di molto. Ancora ospiti che si fanno vedere al minuto numero 17 dal calcio da fermo di Iossi, sponda per Basilico e parata del numero 1 di casa Cardoso. Match che cambia al 22esimo, la pressione del Gaeta funziona, scatto in profondità di Bellante, fallo da ultimo uomo di Pucino e Città di Anagni che resta in 10 con il direttore di gara che estrae il cartellino rosso. Dal calcio di punizione la battuta è di Vitale, sinistro che batte sul primo palo Campagna 1-0 e Gaeta in vantaggio. Ancora padroni di casa pericolosi, poco dopo Bellante allarga e chiude l'1-2, poi destro del numero 11 che va alto sopra la traversa. Al 31esimo torna a farsi vedere il Città di Anagni, rimessa laterale, colpo di testa e Basilico di prima intenzione impegna Cardoso, il quale respinge. Ospiti che impattano ad inizio ripresa, calcio d'angolo al quinto, colpo di testa di La Macchia sul secondo palo e Cardoso battuto 1-1 e match che torna in parità. 7 i minuti in cui dura l'equilibrio, poi al 12esimo palla in profondità per Bellante che si libera della marcatura e chiude con il destro 2-1 e Gaeta che torna di nuovo in vantaggio. Al quarto d'ora si ristabilisce la parità numerica con il secondo giallo corso a Vitale che va anzitempo sotto la doccia, si resta dunque in 10 contro 10. Il Città di Anagni allora spinge, al 18esimo punizione di Flamini, Cardoso vola e devia. Nel finale tutto per tutto da parte della compagine di Gesmundo, al 42esimo azione tutta sulla sinistra, assist centrale per Damiani, sinistro debole, facile preda di Cardoso. Al 43esimo è ancora Flamini a tentare la conclusione della distanza, ancora Cardoso vola e spinge con i pugni. Al 47esimo Flamini apre l'azione, sfera che arriva a Damiani che va al cross, Tani prova a girare verso la porta con Cardoso che chiude di nuovo il tutto. Infine, ultimo brivido sul calcio di punizione al quinto minuto di recupero, palla che termina alta e match che termina praticamente qui.